Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Parliamo delle previsioni del tempo, ci attende una settimana movimentata dal punto di vista del meteo. Si passerà infatti da un clima sempre più mite con caldo fuori stagione ad un'irruzione di aria fredda proveniente dall'Artico e nevicate a bassissima quota. Lo shock termico sarà importante perché passeremo da valori sopra la media ad un clima pienamente invernale. La strada verso il freddo è ancora lunga, andiamo con ordine. Come mostrano le immagini dei satelliti, l'alta pressione sta tornando sul nostro paese. I cieli del nord sono quasi del tutto sgombri, a parte nubi basse e foschie su Valle d'Aosta e Piemonte. Discorso diverso al sud, dove è ancora presente una certa nuvolosità legata alla debole perturbazione di ieri. Su queste zone non sono escluse deboli piogge, ma le condizioni atmosferiche guariranno con il trascorrere della giornata. Da oggi che un anticiclone subtropicale africano si stabilirà sul Mediterraneo e sull'Italia, garantendo bel tempo anche al sud, a parte le ultime deboli piogge soltanto sulla Sicilia orientale ed in Sardegna. Su tutto il resto del paese splenderà il sole ed il clima sarà mite. In sostanza, fino a giovedì 19 marzo le condizioni meteo saranno votate al bel tempo, a parte piccoli e locali disturbi. Nella giornata di martedì nubi sparse interesseranno i cieli di Liguria e nord-est. Sul fronte termico ci sarà un lento aumento delle temperature con un picco caldo a metà settimana, quando molte città supereranno i 20 gradi. Facciamo alcuni esempi: Bolzano, Torino, Milano, Firenze e Bologna toccheranno punte tra i 21 e i 22 gradi, superiori alle medie del periodo di oltre 6-7 gradi. Paradossalmente farà più fresco al sud e sulle località costiere, con massime fino a 18-19 gradi, per la vicinanza al mare che presenta temperature ancora basse dopo i mesi invernali. Ma arriva il gelo adesso in primavera, quando tutti si aspettano che la primavera possa essersi insediata. Ecco che proprio nel giorno del suo debutto, venerdì 20 marzo, un'irruzione di freddo artico andrà a stravolgere le carte in tavola. Correnti gelide direttamente dal polo nord provocheranno un netto peggioramento tra il pomeriggio e la serata, a partire dalle regioni nord-est, con piogge, temporali, grandine e nevicate a quote molto basse. L'irruzione dall'Artico sarà violenta e le temperature crolleranno di parecchi gradi anche in poche ore. Come dicono gli esperti, sarà il preludio di una fine settimana con maltempo di stampo invernale al centro-nord, con la neve che farà la sua comparsa su Alpi e Prealpi, con fiocchi anche verso i 400 metri di quota. Stesso discorso per le regioni adriatiche, dove il freddo si farà sentire maggiormente. Nevicherà a bassa quota sull'Appennino e sui versanti esposti a quote molto basse per il periodo. Vista la distanza temporale, non è ancora possibile fare una previsione più dettagliata con le zone colpite dalle piogge e nevicate. Saranno necessari gli aggiornamenti dei prossimi giorni, ma la strada è tracciata. Non mettiamo in naftalina i cappotti ed i piumini, è ancora presto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.